alle 4 siete partiti. Sì, sì, alle 4 precise. Perfetto. Tutto sommato poteva andare peggio il resto. Oddio. Potevi partire alle 5. È vero. Prima tappa del nostro viaggio natalizio, fine 2019 e il 2020. In realtà l'idea è quella di andare in Garfagnana, visitare la parte nord, quindi tra Pistoia e Lucca, fino alla Lunigiana, però ci siamo resi conto che c'è una città dove siamo attualmente che probabilmente è un po' trascurata, un po' la pecora nera o diciamo non molto considerata, ed è Prato, perché abbiamo letto che è molto molto caratteristica, piena di importanti monumenti e diciamo con un'architettura piuttosto rinascimentale, quindi adesso ce l'andiamo a vedere, perché facciamo una tappa prima di arrivare e visitare Pistoia. Sembra molto ben tenuta, piena di gente ma comunque ordinata, quindi per ora ci siamo fermati in questa che è la piazza del mercato, dove c'è un parcheggio che è solamente adibito alle auto, però è discretamente comodo. Certo, è abbastanza vicino alla strada, quindi molto probabilmente per la notte non è assolutamente adatto, però per una sosta e come punto di partenza per la visita della città non è niente male. Quindi adesso mangiamo qualcosa, il pomeriggio lo dedicheremo alla visita della città, dove c'è anche qualche museo, insomma qualcosa da vedere sicuramente c'è. E niente, andiamo a mangiare e ci vediamo dopo. Duomo di Prato, nella piazza del Duomo, chiaramente. Ora entriamo dentro. Prato è assolutamente inaspettata, perché è veramente una cittadina notevole, molto molto caratteristica, un gioiello di cultura, ma veramente inaspettata. Uno scrigno. Molto scrigno, sì, più o meno. Veramente da vedere, quindi non è detto che prossimamente non ci ritorniamo. C'è un'altra chiesa, devo dire, veramente veramente notevole. Andiamo dentro.